per affrontare insieme a noi un tema, diciamo, sicuramente molto, molto delicato e anche molto importante per tutta la città. Allora, a me tocca affrontare il tema delle linee di azione. Come sapete, è cominciata la maratona del bilancio e chiaramente si parla di programmazione, si parla di vision sulla città. Chiaramente è un tema che comporta impegno e responsabilità, ma anche un atteggiamento estremamente rigoroso. Ecco, ed è questo forse il termine che utilizzerei sul bilancio. Abbiamo voluto costruire delle prospettive economiche e finanziarie che siano vere, corrette ed affidabili. Su questo partiamo proprio in questa linea sulle aziende. Come ricordava Massimo, una buona parte del costo di Roma Capitale è assorbito dai contratti di servizio di queste aziende di cui oggi stiamo parlando. Pertanto è essenziale che l'amministrazione operi anche quell'attività di governance, di controllo e di indirizzo che gli compete, affinché vengano raggiunti obiettivi di efficienza, obiettivi che la cittadinanza chiede costantemente, obiettivi che noi vogliamo conseguire. Allora, cominciando con la slide 17, abbiamo cercato di fare alcune simulazioni, alcune stime. Il primo punto sul quale ovviamente ci siamo soffermati è legato alla riorganizzazione, che è un'attività che compete prevalentemente a Massimo, della governance societaria, di come questi servizi possono essere erogati e se effettivamente esistono dei punti di aggregazione di servizi. Su questo abbiamo calcolato che un risparmio minimo potrebbe essere di 10 milioni circa l'anno. Questa attività chiaramente